Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e siamo tornati qui con Formula 1 2022. Signori, la intro è un po' diversa rispetto al solito perché praticamente c'è stato un piccolo problema con la registrazione del video che state per vedere, ovvero eravamo alla quarta prova del campionato, siamo a Imola e praticamente ci sono state le qualifiche nel secondo giorno tra le prove libere e poi la gara sprint. E ho perso la registrazione della gara sprint. Quindi il video che partirà dopo questa breve intro partirà direttamente con la gara vera e propria di 5 giri. Nelle qualifiche fatte sotto il sole c'eravamo qualificati 22esimi. Abbiamo fatto la gara sprint 3 giri sotto la pioggia, un po' di baraonda, ma siamo alla fine, siamo arrivati 14esimi, signori. Dopodiché c'era la gara effettiva vera e propria di 5 giri in cui partiamo 14esimi e vediamo un attimino come va a finire. Fatta questa prima intro, della quale mi scuso per aver perso quel pezzo, che comunque la gara sprint era stata molto divertente sotto la pioggia, ci eravamo difesi abbastanza bene e distrutto anche lì qualche volta la macchina. Vi lascio al video vero e proprio in cui andremo a vedere direttamente la gara e incrociamo le dita per vedere se va tutto bene. Detto questo, signori, buon video e ci vediamo prossimamente. Però siamo qua, ci siamo e siamo pronti e carichi, signori. Pronti e carichi, dai, è così. Andiamo in gara, signori. Come la va, siamo qua anche per questo. Come la va, la va. Come la va e come va. Vediamo cosa succede, vediamo cosa succede. 14 posizioni, 14 posizioni non è brutto. Riuscissimo a fare una partenza buona, magari riuscissimo. Arrivare a punti alla top 10 la vedo proprio difficile. Top 10 la vedo proprio difficile. Però vediamo, vediamo. Ci siamo, signori. Ferdinando non parla. Ferdinando non parla, ha fatto nuovamente festa ieri sera, quindi non ci dà informazioni importanti e noi partiamo. Calma e concentrati, calma e concentrati. 14esimi, calma e concentrati, calma e concentrati. Stacca la mamma mia, siamo partiti lenti, siamo partiti lenti. Vettel mio, non che mi devi sfasciare la macchina subito, mi stanno superando tutti, signori. Siamo dal lato sbagliato del tracciato. Devo frenare, devo frenare, devo frenare, devo frenare, devo frenare, devo frenare. Dai, che cazzarola però. Alcune informazioni su Latifi, si sta ritirando dalla gara. Latifi si è ritirato, perfetto. Bene così. Noi dobbiamo fare la partenza sprintosa. Ci siamo ritrovati 18esimi. C'è una nuova strategia Bene, ok. disponibile sul DNF. Si sono ammazzati, signori, si sono ammazzati. Grande così. Sebastian Vettel fuori gara. Così si impara Vettel a voler fare il furbo con noi. Ha voluto fare la partenza quella tutta ye ye. E mo deve fare il giro e box. Dai così. Dai così. Dai così, dai che oggi l'alettone ce l'abbiamo e si spinge di più, dai che oggi l'alettone ce l'abbiamo e si spinge di più. Forse, forse. Abbiamo il trenino davanti, dobbiamo semplicemente rimanere agganciati a questo trenino, signori, dobbiamo semplicemente rimanere agganciati a questo trenino. Dai, io ci credo, io ci credo. Aia. Abbiamo lanciato un cartello pubblicitario, però va bene. Dai così! Ci siamo signori, ci siamo. Abbiamo un piccolo problema all'alettone, ma non è niente di grave. Non è niente di grave. Dai, che abbiamo dietro? Ricciardo che è sedicesimo. Dai. Mi ha fatto un po' troppo, però va bene. Che cazzo la si è rotta? Ma sta macchina è fatta di plastichine, è fatta di alluminio, di carta argentata praticamente. Ogni minimo. Cosa? Si sfascia, porca miseria. Dai, accende la cazzarola. Dai. Teniamo, stroll. Ti piglio, stroll, ti piglio, e se ti piglio, ti piglio. Ti devo pigliare per forza, dai. Dai, ti devo pigliare per forza. Dai, la parte centrale la facciamo molto bene. Ma c'è il problema che loro sono più veloci. Il problema è che loro sono più veloci. Eh sì, stiamo sfasciando tutto. Stiamo sfasciando per due cordoli che prendo, stiamo a sfasciare tutto. Ma porca miseria, che macchina veramente di fatta di carta ballone, come si suol dire.
non tiene una curva, non tiene una scappa. Dai che lì Stroll, dai che lì Stroll, dai che ce l'abbiamo, dai che ce l'abbiamo. Dai, DRS abilitato, dai che lo possiamo utilizzare, dai che lo possiamo utilizzare. Ci possiamo avvicinare, dai che ce lo possiamo utilizzare, ci possiamo avvicinare. Dai, 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 buona la frenata qui. Doppia curva destra e sinistra, dai, dai, tienilo vicino, tienilo vicino. No, se ne sta andando. Ma va, Ricciardo mio. Ma come, dovevo superare Stroll, ma ho superato Ricciardo. Ma me la spiegate questa? Dovevo io superare Stroll, ma ho superato Ricciardo. Non l'ho capita. Boh, va bene. Boh, ci sono rimasto malissimo. Ci sono rimasto malissimo. Ero carico a pallettone per superare coso. Per superare Stroll, ma ho superato Ricciardo. Dai, dai, dai. Siamo al terzo giro, niente, se ne sono andati, non so perché, ma se ne sono andati. Impressionante. Sottoscopio un po' danneggiato, avvertirai la differenza a breve. Si distrugge tutta la macchina. Incredibile. Mannaggia, c'è una paletta ubriaca. Stavamo facendo bene, signori. Se ne sono andati, in secondo e otto mi ha dato Ricciardo, porca miseria. E niente signori, speravo in qualcosa, ma non siamo riusciti a ottenere completamente niente di quello che speravo. Sì, continuiamo a prendere danni nel sottoscocca, bene così. No, forse è boh. Dai così, giro di qua, giro di là, curva di qua, curva di qua. Siamo al quarto giro. 3 secondi ci hanno dato sia Ricciardo che Stroll. Stiamo rallentando pesantissimamente. Non capisco. Incredibile, cioè prima riusciamo a tenerlo. Ci credo che il problema sotto scocca mi va a creare tutto sto discorso. Non ci credo. Cioè è assurdo che il problema sotto scocca mi porta a perdere così tutto sto tempo. Cioè ditemelo nei commenti signori, se qualcuno arriva fino a questo punto del video, se qualcuno conosce il gioco e le tecniche del gioco, perché sennò noi diminuiamo le varie situazioni, perché io ho una guida aggressiva, non ci posso far nulla. Non posso far nulla, quindi vediamo. Intanto 4 secondi ci hanno dato e 5 secondi da Norris dietro di noi. Siamo sedicesimi su 19 macchine in gara. Siamo sedicesimi. Perché arriviamo sempre dietro? Porca miseria. La bandiera gialla. Che ora è diventata gialla? È ancora gialla. Oh, un altro che si è ritirato. Che cosa bellissima. Siamo quindicesimi. Gasly ci abbandona. Dai, chi se ne frega se Gasly ci abbandona. Non, comunque non arriviamo a punti. No, siamo 15. Hai danneggiato il diffusore posteriore, avvertirai un calo di prestazione. Cosa ho danneggiato? Perché danneggio sempre qualcosa? Non me ne rendo conto che danneggio sempre qualcosa. Perché? Cosa ho danneggiato? E chi ci capisce è bravo di me, ogni cosa la danneggio. Basta che faccio un movimento strano, danneggio qualsiasi cosa. Oh, hai danneggiato la caffettiera. Oh, hai danneggiato la bottiglia d'acqua. Boo. Però va bene. Sainz, il giro più veloce. È l'ultimo giro questo, dai. Sainz ha vinto il Gran Premio. Va bene. Noi, un po' per bravura nostra, un po' per sfortuna, un po' per sfortuna degli altri, arriviamo quindicesimi, signori. Non è male, non è male. Quindicesimo mi sta bene il quindicesimo posto, dai. Ci tiriamo un attimino sul morale, siamo ancora molto bassi. Le macchine, fai attenzione alla macchina mentre... Che cazzo la faceva quella McLaren lì distrutta? Non poteva distruggersi prima, no. Guadagniamo un'altra posizione, mannaggia a lui, mannaggia. Va bene. E anche questa gara vinciamo domani. I punti li pigliamo domani. E anche oggi i punti li pigliamo domani. Però la Ferrari vince sempre, non è che ce frega, sono contento, speraccato che nella realtà non è proprio così, però va bene.
Carlos Sainz sale al comando della classifica. Vediamo un attimino dove siamo, signori. Quindicesimi, dai. E lì mi è arrivato 17esimo. Chi sceglieresti come pilota del giorno? Oggi voglio fare il nome di Carlos Sainz. È rimasto concentrato fino alla fine e ha approfittato di ogni minimo errore per scalare posizioni. E passiamo ai costruttori. La Ferrari continua a incrementare il suo vantaggio in classifica. Perché Bottas non ha preso punti? Scala la classifica. Vabbè, non ho capito niente di come, di come hanno calcolato questi punti. Però tanto noi non abbiamo preso manco un punto, quindi ci frega limitatamente delle loro classifiche immaginarie. Ok, continuiamo a essere, avere tre punti noi di stima. Però la macchina cammina, la macchina cammina, questo è una cosa buona, è una cosa buona. Vediamo gli altri Ambaradan. Arriva in top 16, ci siamo riusciti, è vero, arrivando 15esimo abbiamo preso pure i soldi di Zainetto, che ci paghiamo per i danni alla macchina, va bene. Con i soldi di Zainetto ci paghiamo i danni alla macchina, 1.035.000, va bene. 1.035.000. Non è male, dovremmo avere tanti punti. Tanti punti di sviluppo. Vediamo se riusciamo a sviluppare qualche altra cosa in questa macchina, per cercare un attimino di salire. Perché se non saliamo non guadagniamo. Se non guadagniamo non famo nulla. Non famo nulla. Dai, ce la fai a caricare, zio? Ce la fai a caricare? È una prima stagione così molto... molto turbolenta. Allora, prossimo gran premio, quello di Miami. Qui assegna, riempie automaticamente, così sono tutti contenti. Abbiamo 2000 punti, signori, e 1.035.000. E allora io andrei qui. Posso fare il controllo qualità? 1.000.000, perfetto. Va bene, rimaniamo con pochissimi soldi, ma non è un problema. Così intanto muoviamo tutti i vari reparti, e questa è tanta roba. Ricerca e sviluppo. Allora, noi come siamo messi? Aerodinamica, motor propulsore è messo bene. Telaio, lavoriamo sul telaio, signori. Consigliato. Pagaiata. Copertura motore 1058, e famolo. Standard, aggiudicato. Mi sono mangiato tutti i punti così subito. Posso fare qualche altra cosa? Naso frontale disponibile, 600 punti, famolo. Dai, così arriveranno tutti dopo il Gran Premio di Stati degli Stati Uniti. Però potremmo superare sia la Williams che la Aston Martin. Se le previsioni sono queste, sì, superiamo la Aston Martin. Superiamo la Aston Martin. Speriamo che le previsioni siano queste, signori, perché sennò la vedo abbastanza difficile. Intanto avanziamo come se non ci fosse un domani. Abbiamo ottenuto le candele, è buono. Prendiamo qualche soldino dagli sponsor. Controllo qualità livello 1, ok. Sponsor. Sollevamento pesi, okay. Boh, non ho capito cosa funziona. Ok. Saranno sulla macchina prima del prossimo Gran Premio. Bravo Fernando, così mi piace. Ci siamo, signori. Va bene, detto questo siamo pronti per il prossimo Gran Premio. Ma io mi fermo qui per questo video. Noi ci vediamo, vi ringrazio per i like, per i commenti, per le gente, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao.